Signori e signore, siamo in aeroporto, direzione Bulgaria, e questo è tutto quello che abbiamo dietro. Benvenuti a Sofia, capitale della Bulgaria. Ma questo non sarà un semplice viaggio, ma sarà una sfida. Perché quello che abbiamo in tasca sono solo 100 euro e ci dovranno bastare per tutto il weekend. Non abbiamo prenotato niente, non sappiamo cosa vedere, dove mangiare, dove dormire, proprio Luca. Niente. Oh, sono io! Sono io! Sono io! Che ci fai pure qua? Oh, che te in Bulgaria? Sì, vai, 100 euro. No! Si aggiunge alla sfida anche Sudino. Andiamo! Siamo pronti! Weekend a Sofia con 100 euro che abbia inizio. Oggi 19 gennaio si sta benissimo. Io sono felice di aver trovato loro due invece. Dobbiamo cercare dove dormire. Mentre ero qua da solo, qui parlano solamente in inglese. E io non so l'inglese. Metro per arrivare in centro, 80 centesimi. Il volo l'abbiamo pagato solo 30 euro, ma abbiamo deciso di non includerlo in questi 100 euro. Questo perché vogliamo mantenere il format anche per altre città, tipo altri stati in cui vorremmo tipo andare, tipo New York o robe che il volo costa molto più di 100 euro, quindi non si potrebbe fare. Abbiamo cambiato i soldini. I lev. E mentre cerchiamo disperatamente qualcosa da mangiare, perché non ecco abbiamo voi pranzato, il teatro nazionale di Ivan Vazov, il teatro più importante della Bulgaria. Typical chips restaurant. See, I've seen like because some Bulgarian friend has told me. Chiesa di San Nicola, chiesa ortodossa. Bella, bellissima anche questa. C'è un ristorante ruzzo qua. Abbiamo deciso di andare nel ristorante che ci ha consigliato la ragazza perché è fantastico. Vedrete che roba. Però l'errore è stato non guardare i prezzi, quindi quanto ci andrà via dei nostri 100 euro. Ecco il ristorante, ma promette benissimo. Entriamo in questa taverna. Una cucina da qui. Wow. Ma sto posto promette bene. Che consiglio ci ha dato? Sì, che consiglio ci ha dato? La cena è arrivata. Che spettacolo. Non abbiamo badato troppo al prezzo, però solo perché è la prima sera. Adesso vada con l'assaggio in questa tipica cantina bulgara. Questo è un piatto tipico che non riusciamo a pronunciare. Buono? Il cibo è già sparito, l'abbiamo mangiato tipo in 5 minuti, finito tutto. E io e Sudino, io ho preso la torta fatta in casa col miele e Sudino questo piatto tipico banizza. È buona? Mamma. Ma lasciamene un pezzo, per favore. Oh, buonissima. Non ti piace? No? No. Questo non sa di nulla. Ma c'è formaggio? C'è formaggio, ma non è... Non usate, ragazzi. Assaggia, la torta è buonissima. Spac, la torta è devastante. È arrivato lo scontrino. Cosa hai preso? Quanto hai speso? Allora, io ho preso un antipasto, un secondo, e ho preso una birra, un dessert. In totale ho speso 45 lire, che sono praticamente 23 euro circa. Cosa hai preso te, Morsito? Io ho preso col robo di pollo smezzato con Edo e una limonata. E quanto hai speso? 20 lire, che sono 10 euro. Quasi come Sudino. Allora, io ho preso la birra, ho preso quella salsiccia enorme di pollo smezzata con la Martina, ho preso il dolce e ho speso 30 lev, che sono 15 euro circa. Il cameriere ci ha consigliato un ostello vicino al ristorante e ora stiamo andando a vedere se ci faranno entrare. Non stare attenti, perché c'è... Okay, gradino. Ho detto, c'è il gradino. Dovrebbe essere aperta. Andiamo. Proviamo. Ora, abbiamo trovato la nostra stanza. Dopo un lungo tragitto abbiamo trovato l'entrata. Benvenuti. Ok. È un dormitorio, questa stanza ha 6 posti, ma dovremmo essere da soli. E l'abbiamo pagato 12 euro a notte. Per fortuna siamo da soli. Oddio, è minuscola. Passa.
Per 6 persone. È una stanza con un'aggiunta di 4 letti. Porca la miseria. Siamo usciti e abbiamo deciso di andare alla ricerca di uno speakeasy che conoscevamo qua a Sofia. Vento, è quello lì. Porco cane, guarda che roba. Mi sembra l'inizio di un film horror. Uno speakeasy è un bar nascosto che riprende l'epoca del proibizionismo, dove non si poteva bere alcol. Tira, tira. Madonna. È tutto buio, ci sono solo le candele. Non vogliamo accendere il flash perché sennò spariamo la luce a tutti. La Martina ha fatto la scelta giusta di non prendere la birra, ma io e Sudino ci dobbiamo togliere altri 5 lev a testa, quindi 2,50 la birra qua dentro. Super. E dopo una bella serata dal nostro ostello, buonanotte. Buonanotte Sudino, ci vediamo domani. Buongiorno a tutti! Nevica! Il quanto metodo l'aveva nevica, quanto nevica! Questo che vedete sopra le nostre teste è il saldo che ci rimane. Ma oggi è tutta la giornata, è l'unica giornata full che abbiamo a Sofia. Però ora andiamo a fare colazione. Siamo arrivati. Tutti e tre abbiamo preso la stessa brioche. Che è una brioche? Al mascarpone. Vai. Ma c'è dentro qualcosa. E abbiamo questa speso 10 lev a testa precisi. Sono 5 euro e 10 a testa. Siamo dentro a un bagno di una famiglia comunista. Siamo entrati in un appartamento comunista di una vera famiglia all'epoca del comunismo qua in Bulgaria del 1980. Però non è un semplice museo. No. Perché qua tu puoi entrare. È come entrare in una vera casa, però dell'epoca, perché puoi entrare, toccare, aprire, puoi sederti, puoi mangiare perché lì sono i cioccolatini. Non vediamo tanto quelli ovviamente recenti. Però è particolare questa esperienza. È come un invito a casa. L'esperienza è costata 9 euro e l'abbiamo fatta solo io e Martina perché Sudino non aveva budget. Quindi meno 9 euro solo a me e Martina. Siamo guardate usciti, quanto sta nevicando. Nevica. Ah, adesso andiamo a riprendere Sudino, vediamo dov'è. Sudino! Sudino! È tornato! Ma ecco, palpatina del kill. Andiamo a mangiare, andiamo a mangiare. Un ragazzi. Altro localino che ci hanno consigliato. Che belli occhi che hai. Grazie Martina. Grazie. No, ma... Ciao ragazzi, ho preso anche questa calamitina perché c'è una collezione che costa 3 lev, cioè 1,50 euro. Quindi sono ancora a meno 1,50 io. Andiamo. Vi sfido prima di entrare a pronunciare il nome di questo ristorante, vai. Vai. Siamo siamo a Manastirska Margherita. Ok, amici bulgari, scrivete se ha pronunciato bene. Per pranzo siamo qui in questo antico edificio bulgaro. E è l'unico ristorante. È l'unico ristorante a Sofia dove si mangia cibo dei monasteri, quindi cibo che mangiano i frati, mangiavano e mangiano i frati nei monasteri. Sarà interessante. Allora, io ho preso un piatto che si chiama Varna Peppers con peperoni ripieni di fagioli, con salsa al pomodoro e aglio mischiato tutto con sopra il formaggio. Vai, assaggia. Sì, è buonissimo, sembra la salsa al pomodoro quella nel pasticcio. Allora, buon appetito. Pranzo finito, ottimo, che forse buono. Il mio è un po' pesante. Io ho speso, ho preso quello che avete visto e l'acqua, ho speso 25 lev, sono 13,70 euro. Io ho mangiato quello che avete visto più un bicchiere d'acqua e ho speso 20 lev che sono 10,20 euro e mi rimangono 51 euro. E Sudino? Io ho speso 27 lev e ho mangiato la grigliata mista al pollo e adesso mi rimangono 42,70 euro come edo. Stiamo aspettando il tram. Eccolo! Quanto costa una torta in campo? 80 centesimi. 80 centesimi? Super. Andiamo! 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 Guardate quanto ha nevicato! Guardate quanto ha nevicato! Siccome Sofia è stata fondata intorno a sorgenti di acqua minerale, adesso siamo vicini al History Museum
e in teoria qua ci sono delle fontane pubbliche dove esce l'acqua proprio da queste fonti termali e in teoria dovrebbe essere calda. Teoria, adesso poi con andiamo, meno 5 gradi dobbiamo un attimo vedere. Andiamo a provarla. Oh, porca puttana! È caldissimo! Caldissimo! È una visione che ti viene tutta la mano! È caldissimo! Ma can I drink this water? Yes? Absolutely! Assolutely! Ok, super salutare! Adesso è vuota! Non è neanche, non ti scoppi! Allora era un po' strana. Sì, ragazzi, mi ci sarebbero congelato anche le mani, però sopra. Vedete sta cristo di acqua. Mm. È molto buona da bere, eh. È healthy. Buona, ma cos'è sto odore? Ti riscalda. Guardate, 4 bottiglioni di acqua. 6 bottiglioni. E poi li porta a casa per bere. È assurdo! Veramente spettacolare, sono stracontento di questo posto. Allora, siccome oggi siamo presi bene, che abbiamo capito che l'acqua è davvero calda, adesso prendiamo la metro, andiamo fuori città e andiamo in un posto interiore dove c'è una piscinetta, sempre con acqua termale. E sono le 4:30, farà un buio, ma andiamo a fare il bagno. Prossimo mezzo, il bus. Questa cosa si sta trasformando in una pazzia. Sono le 6 e siamo a 45 minuti fuori dal centro di Sofia, nella natura, a cercare questa sorgente di acqua calda. E ci sono meno 2 gradi. È qua. È qua. Ci sono le impronte. Oh. Occhio ragazzi, si scivola un sacco. Ragazzi, noi ci stiamo cacciando. Lì la sorgente, da quanto fumo qua fa, non si vede neanche. Comunque è lì. Chi è che va in questi posti, Sofia? Sei pronto, amore? Sei sicuro di volerlo fare? Of course. Raga, attenti. Fate attenzione. Raga, Ida si sta sfogliando. E lì quella è la vasca. Quella laggiù, bollente. Dio. Ah, che freddo! Ah, che freddo! Dove le metti? Dammi, dammele! Già, metti che questo! Ah, mettilo! Sono pazzi, raga! Oh, sì! Quelli sono Edo e Tudino. Non possiamo più uscire! Non possiamo più uscire! Sono curiosissima di come faranno adesso ad asciugarsi. La più curva sono sempre io. Aspetta, lo vedo. Aspetta! Oh. Questa è la situazione. Uno. E uno, due. Vai. Ovviamente, essendo stata una decisione all'ultimo, non abbiamo costumi, asciugamani o niente. Ci siamo rivestiti, io ho il cappello della Martina, non si è visto niente perché era così calda l'acqua e fuori fa così freddo che vedete che è tutto un fumo. Adesso andiamo via da questo posto. Ce l'abbiamo fatta, porca. Oh, questa è stata un'avventura, madonna mia. Si torna a casa. Finalmente è arrivato il bus. Alle, si è alzata. Corri, 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 corri. Scusami, mi video mentre corro. Allora, abbiamo deciso per cenare di beccare la prima opzione che c'è. Mangiamo in questo ristorante turco. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito anche da parte mia. Arrivati in ostello, sì. E abbiamo riconfermato la camera, quindi di nuovo 12 euro a testa per dormire. Ma almeno abbiamo un posto che conosciamo. Sono le 9:30 dopo sta giornata, raga. Buonanotte a tutti. E ci vediamo, domani. Buongiorno. Buongiorno. Oggi colazione al supermercato. Per risparmiare. 3,10 euro a testa. Quindi il saldo scende ancora. Assurdo quanto oggi ci sia il sole pieno, c'è il cielo
azzurrissimo. E Sofia innevata è proprio bella, devo essere sincera, eh. Wow! Wow! Sofia. Non potevamo lasciare Sofia senza vedere la cattedrale, il suo simbolo, la Aleksandr Nevsky. E ora direzione aeroporto, si torna a casa. Io volevo solo ricordare come Edo sta girando per Sofia. Amo, fermati un attimo. Lui sta girando per Sofia così. Se pensate di andare in una vasca in mezzo al fango a Sofia, portatevi il cambio. Ultimo pranzo prima di andare in aeroporto al supermercato. Quanto ha speso Sudino? Allora, che era quello più preoccupante. Ho speso 8 lev, che quindi sono circa 4 euro. Io ho speso 10 lev e ho preso 2 rondelle al formaggio e 2 rondelle alla cioccolata più un'insalata di patate. E Martina? Invece io ho anche speso 10 lev, quindi 5 euro, e ho preso un pasticcio ai broccoli, mi sembra, 2 robine a pasta sfoglia con qualcosa dentro e un caffè al cioccolato e 2 banane. Magicamente, senza pagare i posti, siamo tutti e tre vicini. Bentornati in Italia. Finito. Missione completata. Bravi tutti. E tutti e tre ce l'abbiamo fatta. Finire la limite. Quanto hai subito? 4,50. Io 8,30. E te? E io, raga, ascoltate bene, 17,30 euro rimanenti. Bravi ragazzi, è stata un'avventura della Madonna. Scrivete se volete nei commenti la prossima città dove fare la sfida con 100 euro e ci andremo. E scrivete se volete me, perché sennò io me ne sto. Oggi la faccio io la intro. Allora ragazzi, Out. Dai, fa su, no, mi interessa anche se dice intro. Un forte saluto, alla prossima avventura. We're gonna have a really really bad time, sir. This shit. Let me out.